lo fanno sempre gli arbitri. Si prepara Wellenreuther, protagonista di una grande parata proprio alla fine dei tempi supplementari su Lukaku. Paredes, dagli 11 metri. La rincorsa. Paredes! Grande rigore, Riccardo, perché era andato forte il portiere dalla parte giusta, con la direzione di tuffo giusta. Angolatissimo, no, imprendibile, perfetto, pur avendolo intuito. Rigore perfetto, bravo Paredes. Parte Ueda e lo segna. Perfetto anche questo rigore, spiazzato Svilar. 1-1. Sì, calciato molto bene, perché al di là di che Svilar è andato dall'altra parte, perciò anche se non fosse stato così angolato sarebbe stato gol lo stesso, però l'ha messo anche questo veramente a un palmo dal palo, eh. Tocca Lukaku. Lukaku, la parata di Wellenreuther. Lukaku non è più il grande rigorista che ci ricordiamo al suo primo anno di Serie A, dove non sbagliava mai. Adesso ha perso un po' di sicurezza, qui non è neanche tanto angolato, il portiere la ferma col petto, perciò era andato molto oltre rispetto alla traiettoria del tiro. Ansko contro Svilar. La rincorsa. Svilar! Risponde Svilar! Si resta sull'1-1. E questo è rigorista, Ancico è rigorista, li tira anche durante i 90 minuti quando capitano i rigori. Bravissimo Svilar nel fare il passo a destra e spingere forte con le gambe. Nonostante il tiro fosse angolato, ci è arrivato con due mani, mi sembra, adesso lo rivedremo. Cristante dagli 11 metri. Sì, Cristante spiazza Wellenreuther. Tirato molto bene questo rigore anche qui. Il portiere parte in netto anticipo. E tocca proprio a Jahan Baksh, entrato per i calci di rigore. Il numero 7 contro Svilar. Svilar! Ancora Svilar! Calcia male stavolta Jahan Baksh, si oppone Svilar, è 2-1 per la Roma. Stesso lato di prima, stesso movimento, ha scelto la destra, è partito forte, deciso. Tocca ad Aouar. La rincorsa di Aouar. Aouar! Ha guardato il portiere, l'ha guardato, si muove prima, il portiere del Feyenoord si muove in anticipo. Ora Hartman contro Svilar, e se sbaglia la Roma passa il turno. Hartman la mette. Una pizzicata, eh? Toccato anche questa. Ultimo rigore per la Roma. Va Zaleski. E se Zaleski segna, lo diciamo dopo. Zaleski contro Wellenreuther. Fischia Gil Manzano. Zaleski! La Roma passa il turno! Supera il Feyenoord ancora una volta dopo la finale di Tirana, dopo i quarti di Europa League della scorsa stagione. Anche stasera il Feyenoord si deve arrendere ai calci di rigore. La Roma
passa il turno, tutta la squadra a esultare sotto la curva sud. Il rigore decisivo di Zaleski. Il sollievo sul volto di De Rossi.